I SUV crossover stanno spopolando, tanto da aver quasi rimpiazzato del tutto le monovolume. La loro praticità e impostazione continua ad essere però ancora apprezzata da una certa clientela. La C4 Picasso è una delle più vendute e analizzandola a fondo vengono fuori delle cose che ti fanno dire: ma quanto è familiare questa Picasso? Scopriamole insieme in questo Perché comprarla. Fuori com'è? Esteticamente, secondo me, ha una linea molto riuscita perché dinamica e filante. I fari anteriori sdoppiati e le luci di posizione LED sottili, simili a quelle della cugina Cactus, alleggeriscono il frontale, insieme alle cromature orizzontali. Per il resto le forme sono regolari e poco lavorate. Al posteriore è più cicciotta, la sezione del portellone in lamiera è molto ampia e la fa sembrare più ingombrante di quello che è in realtà. È spaziosa? È uno dei suoi punti di forza, perché la grande superficie vetrata e la quasi totale assenza di ingombri tra i sedili rende tutto più facile nei viaggi con tante persone e per tanti chilometri. Ma guardate il bagagliaio! Si parte da 537 litri, 100 in più della rivale diretta Ford C-Max, che però è 5 cm più corta ed in generale più della concorrenza. Significa poter viaggiare senza problemi anche con tanti bagagli, per non parlare di quando si abbattono i sedili, dove si arriva a più di 1700 litri. La soglia di carico è bassa e sotto il piano c'è la ruota di scorta. Molto utile la torcia sul lato sinistro, vicino ad uno dei ganci per borse e sacchetti. La moquette dà l'idea di essere robusta e resistente. L'accesso è comodo. Il divanetto posteriore, che scorre in profondità e del quale si regola anche lo schienale, si può avere diviso in tre parti uguali, utile per gestire la capacità di carico e la comodità dei passeggeri. Lo spazio per la testa e le gambe va benissimo ed è facile saltare da un sedile all'altro perché non c'è tunnel centrale. Il tavolino è molto utile ed in più ha una luce autonoma e una fascia elastica, magari per una penna o per agganciare la custodia del tablet. Le tendine parasole sono un optional e le bocchette dall'aria si trovano sui montanti, ma chi siede al centro rischia di essere un po' penalizzato. Le prese di corrente sono 2 12 V, una qui sotto, serve un cavo molto lungo, e l'altra qui sopra, dietro il sedile. Se ho dei bambini? Sarebbe strano il contrario se vi interessa un'auto così. È studiata apposta e si vede. Tre attacchi ISOFIX facili da raggiungere, finestrini grandi e lo specchietto aggiuntivo per controllare cosa succede sui sedili dietro. L'accesso per il seggiolino è rapido e il passeggino nel bagagliaio ci sta tranquillamente. E la qualità? È fatta per resistere alla vita familiare, appunto, perciò i materiali sono solidi, robusti e ben assemblati. Nella parte alta della plancia c'è comunque materiale morbido, materiale gommoso, soltanto nella parte bassa c'è qualche plastica rigida. La plancia ha uno sviluppo orizzontale ben riuscito perché la rende elegante e spaziosa. In questo gioca un ruolo importantissimo l'enorme parabrezza che arriva fin sopra la testa facendo scorrere due parasole ed il tetto panoramico, optional da 750 euro. L'infotainment è diviso su due schermi, uno più vicino al guidatore e uno nella parte alta che serve anche da display per la strumentazione, ma che integra molte informazioni di marcia. Belli i poggiatesta contenitivi. Gli spazi per gli oggetti sono molto capienti ma pochi, i piccoli oggetti rischiano di perdersi un po'. Basta pensare a quando si cerca il portafogli per pagare l'autostrada, ad esempio. Le regolazioni del sedile sono tutte manuali, tranne che per la funzione massaggio e il comando del cuscino per le gambe. Ah, e chi si alza più? È ben accessoriata. Dipende dall'allestimento scelto, perché le versioni più accessoriate hanno quasi tutto di serie, da integrare con pacchetti come il pack Safe Drive con cruise control adattivo, gli abbaglianti automatici e l'avviso di abbandono della corsia, a 750 euro. Oppure il pack che include i sedili posteriori con poltroncine separate e lo specchiettino per controllare i bambini, di cui vi ho parlato prima. Le versioni inferiori, invece, a fronte di un risparmio notevole, offrono poca scelta. Come funziona il navigatore? È lo stesso già visto su altre auto del gruppo PSA e permette di usare il telefono via Bluetooth per le chiamate, il navigatore che è veloce nel calcolare il percorso e preciso nelle indicazioni, la radio e gli MP3. Da qui si possono anche impostare i temi della strumentazione e le assistenze alla guida. Il sistema gestisce le informazioni usando i due schermi separatamente. Da quello inferiore touchscreen si inseriscono i dati, mentre in quello superiore sono visualizzabili tutte le informazioni. In città come va? Muovendosi in città si apprezza la posizione di guida perché è alta e si riesce a vedere bene in tutte le direzioni. Inoltre la seduta è comoda, si regola al meglio il sedile anche per chi come me è alto più di 1,80 m. Ottimo lavoro è stato fatto anche sulle sospensioni perché sono morbide e assorbono molto bene le buche. L'auto lunga 4,43 m, quindi non un'esagerazione, ma la visibilità dall'1,8 non è un granché. Perciò sulle versioni top di gamma si può fare affidamento sul park automatico, anche sui sensori di parcheggio e sulla telecamera. Inoltre, il raggio di sterzo ridotto aiuta tantissimo nelle manovre.
Una novità introdotta di recente sulla C4 Picasso è il cambio automatico EAT6 con convertitore di coppia. È fluido e regolare, tanto che non si sentono i cambi di marcia tra un rapporto e l'altro. Aiuta poi tantissimo anche il motore, perché già a 1300 giri offre 300 Nm di coppia, aumentando quindi il comfort di guida. È bella da guidare? La stessa fluidità si apprezza anche dopo tanti chilometri, è la qualità infatti principale della C4 Picasso e la rende davvero piacevole nei viaggi lunghi. L'unica cosa, avrei preferito dei sedili un po' più ripieni su cui spaparanzarmi belli cicciotti, però nel complesso sono comodi. Nelle curve strette si imbarca leggermente, ma nei curvoni veloci è stabile, merito anche della nuova piattaforma modulare EMP2 che è più leggera fino a 140 kg rispetto al passato, ma che garantisce la giusta rigidità lasciando maggiore spazio ai tecnici per regolare le sospensioni al meglio. Quanto consuma? Questo motore, il 1.6 diesel da 120 cavalli accoppiato al cambio automatico, non è molto veloce, soprattutto in riprese e nei sorpassi, ma è economico. In città si sta sui 7,5 litri, quindi 13,5 km al litro. In extraurbano si scende a 5 litri, risultato simile a quello autostradale, con 5,5 litri ogni 100 km, ossia 18 km con un litro, per una media totale di 6 litri, ossia quasi 17 km al litro. Quanto costa? Il listino parte da 24.000 euro per il motore diesel 1.6 da 100 cavalli e cambio manuale. Per lo stesso motore con 120 cavalli si sale a 26.500 euro, mentre servono altri 1.500 per l'automatico, fino a circa 30.000 euro per il 2.000 diesel da 150 cavalli. Tra i benzine invece c'è il 1.2 da 130 cavalli e manuale a 5 marce a 25.000 euro, ma per il 1.6 da 165 cavalli bisogna salire fino ai 32.000 euro. Difetti? Le prese multimediali nel cassetto sotto la plancia sono difficili da raggiungere se non da fermi. La telecamera di parcheggio di notte è troppo scura e i comandi del clima solo touchscreen distraggono troppo durante la guida. Qual è la versione migliore? Sicuramente meglio il diesel con cambio automatico. O il 1.6 da 120 cavalli per consumi e costi di gestione ridotti, oppure se si viaggia spesso a pieno carico in strade di montagna, meglio prendere il 2.000 diesel da 150 cavalli. L'allestimento intensive può essere un buon compromesso tra prezzo e accessori. La consiglieresti? Diciamo che la famiglia è il chiodo fisso della C4 Picasso e lei potrebbe essere la soluzione giusta per chi cerca spazio, comfort e sicurezza senza spendere una fortuna. Oppure potete guardare alla rivale diretta Ford C-Max o alla Renault Scenic. Oppure c'è la Toyota Verso, che ha anche 7 posti. Altrimenti, alternative crossover sono Nissan Qashqai e Hyundai Tucson. Le trovate tutte qua, sul nostro Trovauto. E non dimenticate di seguirci su Facebook, Twitter e ovviamente sul canale YouTube.